adesso io ti sfido. Mamma mia. No, no, poi possiamo combattere. Dai, no, io ti sfido. Allora, visto che noi dobbiamo aprire questa scuola, tu ci farai un quadro della sensazione che ti ha dato questa serata. Oh. Adesso ti sfido. Ma non si può fare il quadro sotto nudine. No, no. Il quadro nasce così. Appunto, tu hai il tempo fino a settembre che ti venga in mente qualcosa del cemento. Pensa. No, il cemento con voi proprio. Ah, no. No, perché io vi voglio dire una piccola cosa. Io ho usato l'asfalto. L'asfalto è prepotente. La calce è leggera, delicata. Poi adesso sapete nella mia pittura che sto usando? Uno dice pennelli, pittura. Io mischio il vinavel con la cenere del camino. Allora il tronco, l'albero, non muore mai. Perché quando si secca un albero nel mio giardino, io lo prendo, lo brucio, prendo la cenere e la metto nei miei guanti. E lui continua a vivere. E quindi non c'è mai la morte, tutto, infatti nei miei guanti c'è sempre una circolarità, perché nel momento che si muore si rinasce. E metto il seme dei fiori, i semi. Quando vedo tutti quei semi che escono, basilico, è una nascita, io metterei una nocca, non so se azzurra o rosa, come la vedo me. Ma è bellissima la nascita di queste cose. E quindi bisogna osservare tutte le cose per vivere insieme a loro. È veramente bello, peccato che molti non lo sanno. Questa è una nozione di vita, eh? Sì, sì, sì. È peccato. Grazie. No, no, io dico che ognuno si deve guardare un poco anche dentro. Questo sì. Troppe distrazioni, troppe cose in cuore. Invece il mondo che abbiamo dentro è molto, molto più grande. Poi cercare di andare d'accordo l'animo col corpo. Certo. Perché effettivamente il corpo così è la sensibilità della musica e quello che stai facendo tu effettivamente è un binomio stupendo che entra proprio nella persona, nell'animo. Sì, sì. Io vi faccio tanti auguri. Grazie. Perché speriamo di avere la volontà stessa di fare qualche cosa va premiata. Questo noi ci troviamo per mezzo di Pisa e di Bruno Mancini. Io però personalmente ringrazio, prima di Bruno Mancini ringrazio Maria Luisa Neri che è stata lei a farmi conoscere Bruno. No, per me adesso dovrà che essere sono anche qua. Allieva però di questa scuola. Dovrà essere anche allieva di certo, questa scuola. Assolutamente. Io adesso innanzitutto le scuole le faccio tutte adesso, ultimamente la ceramica. Sono andata a fare scuola di ceramica, vi dico, uno sforzo terribile perché là bisogna usare il pennellino. Io uso la scopa e la strega, al pennellino. La sensibilità che hai, sicuramente la musica non farai fatica, sicuramente. Allora, andiamo avanti perché qui c'è una sorpresa, c'è il signor Luigi Esposito che ci leggerà una delle sue poesie. Grazie. Io frequento l'isola da oltre 50 anni, ogni anno sono qua. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di conoscere Rino Lauro e di apprezzarlo per tutti i sacrifici e gli sbrigli che lui mette nel far andare avanti il museo del mare. E allora gli ho voluto fare una sorpresa, ho fatto questa brochure, dove all'interno ci sono delle poesie mie e di mio padre che parlano tutti del Museo del Mare, quindi della Villa dei Pescatori e di altre cose. Incomincio con una poesia di mio padre, che è nato, ritratto in alta inglese. Carre e fritte si sono misattus, sparano lampe tru, o mare franco, una tromba d'acqua, ruciolenus, un cavallone che spava a cuore saggio per la cavalla di Piscatura, così idea sta a stato pure. Scendendo, come fosse l'aeroplano, per se mangiare una treglia a filo di mare, se perde fin da luna, non capirà.
assommate chissà a quale fungo, fornisce coppa arena principio, porta la disciata, a nascere l'uomo, e mi si vuole, e pare un coppa a scogliere sparpatina senza più rima, e che custate rotto. L'ultima matrona arriverà lontano, solo che a pizza e vecchia usenta pure. Ma esce solo a coppa luciana. A coppa luciana, quello di Santa Lucia. Questa invece è via di Scalupa. Girando come sei all'intrasata, di cappuiata, in una scaravata, vasa, stampa e quadrilla di vino, morire di nave, va, cups e va. C'è stata cartolini, va, capiva, con su cammana e fatti corte e tira. Con maranare e mossa, a pro e a poppa, pensi il fatico che hanno fatto in volta. Provuzza, che ballava con le spruzza, saliva che pisce non marruffa. Secondo lei, la parte che è inoppata, mi va la porta, salva la morata. Lo pescatore a mare, riesa a nura, una piglia roba con lanzatura. E poi si asciutta, un coppa una cianciola, che tiene i regni, scurfa le ricciola. Con vento, fritta, acqua, sole e acqua, passano mai un lato un occhio scavo. E notte, sotto la luce la lampada, un figliolino l'abbia mangiato un paro. Guardando istanti sti fotografie, mi vengono con la stizza e poi con grida. Sta gente, la fatica consumata, ha reso cavalita la campata, senza risicurezza con i mani. Quando con malo tempo si è affrontato, non sembra la barca torna di in volta, e vuole pescatore spezza o è vuota.